Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Rubi, i giudici chiedono un nuovo certificato per Berlusconi. Strage di Via D'Amelio, le prime tre condanne, il nuovo filone d'inchiesta. L'ambasciatore degli Stati Uniti apre a 5 Stelle, insorgono PD e PDL. Richiesto dai giudici del Tribunale di Milano un nuovo certificato medico per accertare le condizioni di Berlusconi, ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele. La decisione, legata alla necessità di conoscere le condizioni del cavaliere alla luce dei nuovi esami, non convince la difesa. L'ex premier era coperto dal certificato almeno fino alla prossima settimana. Prime tre condanne nel nuovo filone d'inchiesta per la strage di Via D'Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 persero la vita il giudice Borsellino e la sua scorta. Il GUP ha condannato con il rito abbreviato i collaboratori di giustizia Spatuzza e Tranchina a 15 e 10 anni di carcere. A 12 anni è stato condannato il falso pentito Candura. Apertura dell'ambasciatore USA a Roma, David Thorn, verso il Movimento 5 Stelle. È interessante vedere che effetto avranno i grillini, i giovani che alzano la voce sono un segnale incoraggiante. Insorgono PD e PDL, che parlano di grave ingerenza. Immediata la replica dell'ambasciata, nessun appoggio ai partiti, dialoghiamo con tutti. Il capo dello Stato napoletano, incontrando il leader degli industriali squinzi, ha chiesto che vengano sbloccati i pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese. Napolitano inoltre ha ricordato come sia indispensabile trovare un'intesa nella Unione Europea sulle misure sollecitate dal governo italiano per favorire crescita e sviluppo. Tensione al Consiglio Superiore della Magistratura per un documento che riassume la posizione in seguito alla manifestazione del PDL al Tribunale di Milano. Durante la lettura del testo, da parte del vicepresidente Vietti, i togati milanesi Di Rosa e Carfì hanno lasciato l'aula per manifestare il loro disagio per quanto accaduto al Palazzo di Giustizia. Bernie Eccleston, patron del Mondiale di Formula 1, si prepara a far scattare il semaforo verde del Circus. La nuova stagione comincia domenica a Melbourne. Red Bull e Ferrari si temono, ma il Mondiale non sarà un duello, dice Big Bernie. Il presidente russo Putin rispolvera la sua immagine di macio e cintura nera di judo per inaugurare un nuovo centro di arti marziali aperto a Mosca. Ospite d'onore assieme a Putin l'attore e campione di arti marziali adorato in Russia, Steven Seagal.